Perché ricordo che ci sono state situazioni particolari proprio nella provincia di Vibo Valentia, se lo ricorderà meglio di me il deputato censore, in momenti Colleghi, storici colleghi, particolari, perché della Calabria non vi ricordate solo quando venite in vacanza, si cari rivolga alla colleghi. Presidenza, per favore. Quindi ricordatevene tutto l'anno, in ogni momento, quando scrivete i vostri provvedimenti, quando fate le vostre promesse elettorali, ma ovviamente avete già perso la fiducia, di tanti cittadini e noi siamo qui dentro, siamo la loro voce. Grazie. La ringrazio. Pongo in votazione l'81 Nesci Marzana. Grazie Presidente, io intervengo adesso nonostante io sia firmataria dell'ordine del giorno successivo che verte sulla stessa materia. No, no, se lei interviene. Adesso non intervengo dopo Sì, ma. perché accetto la riformulazione, seppur E blanda, allora se molto accetta la blanda del Governo, però riformulazione. mi permette di comunque sostenere la questione che appunto poneva la collega Nesci. Infatti il mio ordine del giorno verte sulla stessa materia perché appunto prendiamo atto della situazione in cui si trovano le province, quindi questo livello di Collega Marzana, mi amministrazione. Mi scusi, lei scusi. non può intervenire su un ordine del giorno citando il suo ordine del giorno successivo, perché se accetta la riformulazione non può fare l'intervento sul suo. Quindi o sta intervenendo sul Sì, io Nesci e sto sulla materia intervenendo del sul Nesci, Nesci. ma Sto non sul intervenendo su, suo sto citandolo, perché intervenendo sul sinceramente Nesci, mi l'ho sembra. appena citata la collega, sto intervenendo sull'ordine del giorno in questione, Prego. Nesci 81. Allora, dicevo che noi stiamo ascoltando la richiesta dei territori, stiamo ascoltando la richiesta dei lavoratori, la richiesta dei cittadini che si ritrovano a vivere continuamente disagi perché le province non riescono ad assicurare i servizi essenziali e quando parliamo di servizi essenziali delle province parliamo di edilizia scolastica delle scuole superiori, così come di servizi che vengono erogati all'interno delle scuole superiori, parliamo della viabilità, parliamo di assistenza. Tutti aspetti necessari che consentono ai cittadini di vivere dignitosamente nei propri territori. A questo si aggiunge pure il disagio vissuto dai lavoratori.